Ciao e benvenuto di nuovo su Macrari, sono Aristide Lapa. Nel video precedente, nell'ambito della configurazione e personalizzazione dell'app Note Spese per Power Apps, abbiamo installato il modello di Power Apps e configurato le connessioni. In questo video configuriamo gli elenchi di SharePoint e accediamo per la prima volta alla nostra app in Power Apps. Andiamo in Power Apps, andiamo in corrispondenza delle apps e qui abbiamo la nostra app, App Note Spese, questo è il nome che abbiamo dato. Dobbiamo andare in corrispondenza di questi tre punti, cliccare e fare modifica. L'operazione è quasi terminata. Ci rimane solo da dare l'autorizzazione alle diverse connessioni che abbiamo configurato di accedere alla nostra app in Power Apps. Clicchiamo semplicemente su Consenti, questo è l'ultimo passaggio, e viene caricata l'app in Power App Studio. Qui clicchiamo su Ignora e qui per questo avviso Apri app. Abbiamo la nostra app caricata. Abbiamo qui degli avvisi, quando vado a posizionare sopra il mouse vedo che un avviso di delega e ci informa semplicemente che le nostre formule potrebbero avere dei problemi di malfunzionamento in presenza di grandi quantità di dati. Quello che dobbiamo verificare sono degli errori sostanziali all'interno della nostra app, ma prima di verificare degli errori dobbiamo andare a configurare la nostra connessione. Andiamo in menu visualizza, origini dati. Queste due origini dati per i due elenchi che abbiamo creato nello SharePoint dobbiamo cancellarli per poi riconfigurarli, così avremo un aggiornamento delle connessioni. Rimuovi, qui andiamo aggiungi origini dati, SharePoint, clicchiamo su SharePoint. Selezioniamo il sito dove ci sono i nostri elenchi e selezioniamo qui gli elenchi. Facciamo connetti, andiamo ad aggiornare, expenses, aggiorna, line items, clicchiamo aggiorna, perfetto. Aggiungiamo qui anche outlook, questo, ok, qui chiudiamo. Dopo l'aggiornamento abbiamo qui un avviso di errore, posizioniamo sopra il cursore e vediamo che non siamo autorizzati, vuol dire che dovremo aggiornare la connessione in modo da avere questo dato corretto, non è sostanziale, quando aggiorneremo ritornerà a posto. Andiamo in corrispondenza di un'altra interfaccia della nostra app, cliccando su View Report. E abbiamo qui un errore, quando mi posiziono sopra il nome non è valido, clicco e modifica nella barra della formula, clicco di nuovo, modifica nella barra della formula e vedo che qui il nome non è corretto perché fa differenza tra minuscolo e maiuscolo. Tra le altre cose qui notiamo che quando abbiamo definito il nome della colonna Cost Center c'era uno spazio e Power Apps ha sostituito lo spazio con X0020, motivo per il quale è meglio evitare spazi quando definiamo il nome di elenchi, i nomi in Power Apps. Qui dobbiamo cliccare sopra e abbiamo il suggerimento del nome corretto che è questo, selezioniamo e qui è tornato a posto. Questa interfaccia va bene, andiamo su un'altra interfaccia, questa va bene, filter date, su questa interfaccia a posto, quest'altra va bene, quest'altra interfaccia, qui abbiamo degli errori, posizioniamo sopra il cursore, non siamo autorizzati, qui il nome non è valido, ok, dobbiamo correggere questo, è un errore di minuscolo maiuscolo, selezioniamo quello corretto, qui andiamo a cliccare di nuovo
E. Qui abbiamo cost center, sappiamo che non è cost center ma è cost, e questo è il nome corretto. Selezioniamo questo e clicchiamo fuori, qui dovremmo essere a posto. Non si è autorizzati, questo non si è autorizzati, questo quando aggiorneremo la nostra app molto probabilmente torna a posto. Andiamo a vedere se non abbiamo altri errori, modifica, e questa anche qui è un problema di autorizzazione. Ok, problema di connettività. Quando salviamo dovrebbe ritornare a posto. Qui modifica la formula, qui è selected report.expenseid, qui dice che il nome non è valido, molto probabilmente è ID in questo modo, e è scomparso, corretto. Qui andiamo a verificare, non abbiamo niente, edit expenses, andiamo a vedere qui, il nome non è valido, verifichiamo, ok, e selezioniamo quello corretto, qui il nome non è valido, qui selezioniamo e questo è quello corretto, perfetto. Qui quando puntiamo qui di nuovo non si è autorizzati. Ok, edit line item, qui vediamo che tipo di errore, non si è autorizzati, proviamo a vedere, a posto. Andiamo su un'altra interfaccia, questa è l'interfaccia di aiuto. Ok, andiamo di nuovo ad aggiornare le nostre connessioni, qui clic destro, clic semplicemente, è solo rimuovi, non possiamo aggiornare, qui possiamo fare aggiorna, ok, qui di nuovo possiamo fare aggiorna, ok, e qui non possiamo aggiornare, perfetto. Andiamo a ricontrollare l'app, ok, 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 qui abbiamo ancora questo. Proviamo a salvare, salva, ok, e proviamo a ricaricare, ad aggiornare tutta la pagina. Facciamo ricarica, apri, Power Apps, app note spese, ignora. Andiamo a controllare che tutti gli errori siano scomparsi. Ok, 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 ok. Perfetto. Abbiamo eliminato tutti gli errori sostanziali della nostra app. Nel prossimo video vedremo come configurare le etichette e anche le valute in modo da riportare qui ad esempio euro e non dollaro, e configurare anche le date in modo da avere le date in italiano. Renderemo l'interfaccia di questa app totalmente in italiano. Andremo poi a configurare anche il flusso di approvazione in PowerFlow. Grazie per la tua attenzione, se questo video ti è piaciuto, è stato interessante, metti un mi piace, registrati al canale per avere avvisi per il nuovo video che sarà disponibile a breve sulla personalizzazione dell'app Note Spese, e a presto su Macraris. Buona giornata!